strameritata, e adesso da allenatore che si può parlare anche di statistiche, non mi piacevano le statistiche, però diciamo che in questo momento le statistiche sono assolutamente meravigliose, mai come oggi, insomma, tra conclusioni e possibilità e opportunità su un avversario forte, sono tante, quindi veniamo fuori con un bottino pieno. Questa squadra ha la capacità di aggiustarsi, ha la capacità tattica di squadra e tattica individuale di aggiustarsi e di saper lavorare sull'avversario, che chiaramente è un avversario come questo, che ha nelle corde di cambiare modulo, di cambiare giocatori, e la squadra è stata capace di lavorare sull'avversario, di non concedere più palle facili sia a Marotta che a Pinardi. Abbiamo chiuso bene gli spazi, siamo ripartiti bene e abbiamo avuto, insomma, il dominio che quello che abbiamo mantenuto nel primo tempo. E poi uno spirito eccezionale ci ha messo veramente qualcosa in più quest'oggi la squadra. Sì, ma infatti noi non eravamo neanche preoccupati dello spirito, perché sapevamo che tutto questo, quello che è successo, dava alla squadra questo spirito e questa forza, perché è una squadra che ha sempre, nelle vicissitudini, ha sempre tirato fuori qualcosa di gruppo. Presidente Mattioli ti ha ringraziato di un colloquio telefonico, no? E ha detto: anche per questo sono rimasto qua. Vabbè, colloqui si fanno, nel senso, sempre per il fine di questa squadra, della città. Io, voi lo sapete, non è che devo ridire quello che penso, quindi era ovvio che mi muovessi per fare le cose, per fare in modo che questo Arezzo torni dove gli competo. Quando ti ha fatto piacere il gol di Benucci? Bello, perché tra l'altro prima della partita gli ho detto: Benu, cosa devi fare quando entri? Lui: gol, mister. Ho detto: no, prima lavora sullo stop della palla, sulla conduzione, insomma, su tutte le cose semplici che un giocatore come lui sa fare. E invece alla fine della partita mi ha detto: mister, ti avevo detto che avrei fatto il gol. Però il gol di Benucci è il riassunto, insomma, della crescita e della voglia che hanno questi ragazzi. Poi tra l'altro sono passati, mi sembra, 12 anni dal gol di un aretino, Barbagli l'ultimo, e quindi, insomma, queste sono soddisfazioni.